acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del vecchio continente. Buona la performance a Milano del comparto telecomunicazioni, più 4,31%. In fondo alla classifica, sensibili ribassi nel comparto energia, che riporta una flessione di meno 0,78%. Sul mercato valutario, l'euro-dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a più 0,05%. Domani saranno diffusi il dato sul PMI composito dell'Unione Europea e il dato sulla produzione industriale dalla Francia. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle richieste del sussidio di disoccupazione degli Stati Uniti. Domani nel pomeriggio, sempre negli Stati Uniti, l'agenda prevede il dato sul tasso di disoccupazione.